E sarà un 2010 ancora difficile per le famiglie, nonostante le avvisaglie di una ripresa economica, molti riminesi continuano a faticare a pagare le rate del mutuo. Eticredito ha deciso così di anticipare la moratoria decisa a livello nazionale. Tassi in discesa, ma molte famiglie continuano a faticare. Eticredito, banca etica riminese, ha deciso allora di anticipare il piano famiglie approvato dall'ABI per sospendere il rimborso delle rate del mutuo. Nonostante il livello dei tassi dei mutui sia così contenuto, siamo arrivati a dei livelli veramente del 2%, inferiori anche al 2%, e le famiglie hanno comunque difficoltà a pagare le rate. Per cui abbiamo ritenuto di accogliere da subito questa iniziativa e di anticiparla anzi già da novembre. Adesso noi abbiamo circa 60 mutui e provvederemo nei prossimi giorni a contattare le famiglie per verificare che rientrino nei requisiti previsti dall'accordo. I segnali di ripresa cominciano a esserci, però riteniamo che per i dipendenti sia il 2010 un anno ancora assolutamente difficile. Per superare un 2010 presumibilmente difficile, Eticredito ha deciso anche di prolungare il periodo di moratoria da 12 a 18 mesi. In questi giorni, poi, l'istituto sta erogando a 150 famiglie i prestiti del fondo antirecessione provinciale. Particolare attenzione poi anche alle piccole imprese per le quali si sta studiando un finanziamento ad hoc e alle situazioni di cassa integrazione. Un altro aspetto che stiamo cercando di sviluppare, sempre giovandosi di un accordo che ha fatto l'ABI con i sindacati e la Confindustria a livello nazionale, è quello di anticipare la cassa integrazione straordinaria. Abbiamo già fatto un'operazione in questo senso con un'azienda di San Giovanni Marignano, dove abbiamo anticipato circa 55 casse integrazioni a dipendenti che sono in cassa integrazione fin dal mese di luglio. Andrea.